Nel 400 la prospettiva diventa un cruccio per molti. Paolo Uccello, ad esempio, ne è quasi ossessionato. La elegge a strumento prediletto di indagine della realtà, tanto da viverla come una sfida costante del suo percorso artistico. La grande tavola della Battaglia di San Romano ne è un chiaro esempio. Il dipinto costituiva l'elemento centrale di una serie di tre pannelli che raffiguravano gli episodi significativi della battaglia del 1432, in cui l'esercito fiorentino sconfisse quello senese, alleato di Milano. Le tre tavole erano state commissionate a Paolo Uccello da Leonardo Bartolini Salimbeni, politico di spicco della Firenze del tempo che aveva partecipato alla campagna militare. Nel 1484 Lorenzo il Magnifico chiese in dono le tavole ai discendenti di Leonardo e, poiché era l'uomo più potente di Toscana, la sua richiesta assunse presto i tratti di un'imposizione. Fu così che le opere di Paolo Uccello finirono per arredare le pareti di Palazzo Medici. Dopo essere state trasferite agli Uffizi, si decise di tenere esposto in galleria solo lo scomparto centrale. Il pannello raffigurante Niccolò da Tolentino alla testa dei fiorentini fu venduto alla National Gallery di Londra, mentre quello con l'intervento decisivo di Michele Attendolo si trova oggi al Museo del Louvre. La tavola degli Uffizi mostra in primo piano il disarcionamento del condottiero senese Bernardino della Ciarda, colpito dalla lancia di un cavaliere fiorentino. Cavalli e soldati sono raffigurati come solidi volumi geometrici quasi bloccati nello spazio razionalizzato dalla prospettiva. La fuga prospettica verso il fondo è accentuata dall'incrocio delle lance spezzate che formano una sorta di reticolo geometrico. Nonostante Paolo abbia cercato di restituire lo spazio e la profondità dei corpi e delle cose, la scelta e l'uso dei colori producono un effetto surreale, quasi onirico.